sono 656.689 i vicentini chiamati oggi alle urne per eleggere i loro rappresentanti in Parlamento, Camera dei Deputati e Senato. 322.819 sono uomini, 333.870 donne. È la prima volta che si vota dopo la riduzione di un terzo dei membri di entrambe le Camere. A partire da questa legislatura, la 19ª, saranno in carica 400 deputati e 200 senatori elettivi. 3.728.014 gli elettori veneti chiamati al voto. I seggi sono aperti in tutta Italia dalle 7 e lo saranno fino alle 23 di stasera. Scheda rosa per la Camera e gialla per il Senato. A seguire ci sarà subito lo spoglio. Sono 833 i seggi aperti in provincia di Vicenza, 4.750 invece in tutto il Veneto. 394.958 i veneti residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza, mentre sono solo 180 gli elettori veneti residenti all'estero che hanno scelto di votare in Italia. In Veneto 215.358 giovani voteranno per la prima volta in quanto maggiorenni da queste elezioni. Il facsimile delle schede. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con un documento di identità valido e la scheda elettorale. Vediamo come sono costituiti i collegi. Il Veneto ha due circoscrizioni per la Camera e una regionale per il Senato. Sotto le circoscrizioni stanno collegi elettorali più piccoli. Nel Vicentino sono presenti un solo collegio elettorale per il Senato e due per la Camera. Sky Utrend hanno realizzato un'interessante mappa Trova Collegio, dove è possibile individuare il proprio collegio con relativi candidati.